domande fashion. Jeans o tuta? Jeans. Io in tuta non mi ci so proprio vedere. No che non sia comodo. Anzi, la tuta solamente dentro casa o se devo, non lo so, andare una domenica un attimo a casa di un'amica mia, così. Però per uscire proprio jeans. Vestito gonna. Vestito li trovo molto molto più pratici. Te lo metti via, sei già vestita, quindi vestito, specialmente d'estate. Quindi non devi avere un pezzo sopra, un pezzo sotto. Li metti, scarpe, via. Fantasia striscio plaid. Strisce, la fantasia plaid non mi piace. Sandali o infradito? Sandali, l'infradito ci sto scomodissima, poi tanto tendo sempre ad inciampare, quindi sandali. E infatti ce ne ho tantissimi, la maggior parte alti perché io adoro i tacchi, però ne ho anche alcuni bassi molto molto carini. Di infradito invece li uso, ce n'ho un paio che uso ogni tanto come ciabatte per andare al mare, però se posso evitare evito. Sciarpa o cappello? Sciarpa perché il cappello non lo uso molto perché mi tende a schiacciare i capelli. Quindi anche se magari mi sono lavata i capelli da un giorno, quindi non è che lo metto con i capelli subito belli puliti in modo che prende poi la forma, anche se l'ho lavata un giorno, metto il cappello, mi rimane qui la forma del cappello sui capelli, quindi sciarpa. Ah, e poi quelle sciarpone belle d'inverno, mi piacciono tantissimo, quelle proprio grosse. Orecchini piccoli o a pendente? Dipende, allora, in questo momento ho gli orecchini piccoli, dipende dal fatto se mi metto la collana o no. Cioè, se io ho la collana, non metto degli orecchini appariscenti perché non mi piace. Se invece non porto la collana, magari ho un dolce vita, ecco, un maglione così, mi piace avere degli orecchini che si vedano, quindi o l'uno o l'altro. Collana o bracciale? Preferisco la collana perché sia quando studio che comunque quando sto al lavoro, se devo scrivere i bracciali mi danno un po' fastidio. Quindi preferisco, ecco, tra i due la collana. Tacchi o scarpe basse? Assolutamente tacchi. Io con le scarpe basse faccio le sorte. So che può sembrare strano, ma è così. Ho ballerine, scarpe da ginnastica, però se proprio devo scegliere io scelgo sempre i tacchi. Ci sto anche più comoda, sinceramente. Molti diranno, ma però è così, insomma. Poi mi piacciono tantissimo, anche se dopo un po' magari mi fanno male i piedi normalmente, perché sono tacchi, io poi li tengo per parecchie ore. Cioè, se le scarpe mi piacciono proprio tantissimo, passo sopra il fatto che mi fanno male i piedi. Sono arrivata anche a delle situazioni estreme in cui veramente mi bruciavano, mi sentivo le ossa sotto infiammate, però avevo delle scarpe bellissime, mi trattenevo. Stivali da cowboy o da cavallerizza? Penso che voglia dire appunto quelli da cowboy classici, cavallerizza saranno quelli che arrivano al ginocchio, quelli un po' più classici, comunque i secondi. Felpa o giacchetto? Ah, la felpa la utilizzo solamente a casa per stare un po' più comoda così, però di solito utilizzo giacchetti. Bershka o H&M? Allora, mi piacciono per entrambe per due cose diverse. Bershka più per i vestiti, quindi per le magliettine, per i jeans, mentre H&M più per gli accessori. Siccome compro spesso accessori, direi H&M perché di recente compro più accessori che vestiti. Capelli ricci o lisci? Allora, io li porto, li ho una via di mezzo, li ho un po' mossi, ma mossi crespi, quindi brutti. E preferisco portarli lisci. Quindi ricci magari qualche volta d'estate facendo, ecco, così un po' con la spuma, però lisci, li preferisco lisci. Raccolti a chignon o coda di cavallo? Coda di cavallo, anche perché chignon a parte non riesco. E poi, boh, no, preferisco coda. Forcine o mollettine? Non lo so. Uso tutte e due, però forse le mollettine perché sono più carine. Poi mi piacciono quelle con le farfalle. Chi mi segue sa che sono fissata con le farfalle. Mi piacciono molto, ecco, magari da mettere qui, nella parte della riga dove almeno la riga più piccolina, insomma, la parte opposta di dove ho la frangetta. Qui ce ne ho tante, a farfalle, a fiocchettino, quindi mollettine.
Gel o spray fissante? Il gel non lo uso, quindi spray, lo uso per la frangetta più che altro, quindi la lacca. Capelli lunghi o corti? Corti no, perché non mi piacciono. Che poi non ho capito queste domande se sono secondo me su di me o secondo me in generale. Io rispondo secondo me su di me. No, vi dico anche in generale, vabbè. Su di me in questo momento media lunghezza. Perché corti, non lo so, mi sembro sempre uguale, piatta, non lo so, così mi piacciono di più. Corti invece, per averli corti, mi piacciono anche, però penso che una ragazza dovrebbe avere comunque dei bei lineamenti, cioè deve avere anche un bel viso, tipo a me corti non starebbero bene assolutamente. Frangetta laterale o unita? Assolutamente laterale. Perché unita mi dà fastidio. Ho provato a portarla, ma me la continuo a toccare. Appunto, cerco di dividerla con le dita, quindi laterale. Tirati su o sciolti? Sciolti perché non mi piace molto su di me come sta la coda. Cioè, no, assolutamente sciolti. Adesso domande random che non ho capito, però tempesta o freddo intenso? Dipende, freddo intenso, magari stando sotto un bel piumone? Freddo intenso. Estate o inverno? Estate, assolutamente estate. Io odio l'inverno, odio la pioggia, odio la neve. Estate. Primavera o autunno? Se devo dire la verità, mi piacciono tutte e due. La primavera perché appunto inizia a esserci questo sole, questi fiori, quindi si comincia a uscire senza giubbetto, si esce un po' più leggeri, queste giornate leggermente più lunghe. L'autunno perché c'è questa fase di cambiamento come adesso, che non lo so, si riniziano le scuole, no che mi piaccia che riniziano le scuole, però c'è questo tutto clima di cambiamento. Mi piacciono tutte e due, però ecco sì, se devo scegliere dico primavera. Cioccolato o vaniglia? Assolutamente cioccolato. Adoro il cioccolato, specialmente quello fondente. Caffè o tè? Allora, io di tè verde proprio mi ci ubriaco. Cioè, tutti i giorni bevo tazze e tazze di tè verde. Non perché mi piaccia, ma perché mi ci sono abituata. Voi direte perché? Perché durante una dieta che ho fatto, tendevo a bere tanto tè verde per evitare, invece di bere l'acqua quando avevo fame, per appunto riempirmi con i liquidi, ho deciso di bere il tè. Ho preso questa decisione di iniziare a prendere il tè verde, che aiuta anche a drenare o comunque aiuta nelle diete. Quindi iniziavo con 2 tazze al giorno, adesso anche quando studio, per passare il tempo, invece di attaccarmi magari alle patatine, queste cose, miscolo 6 tazze di tè verde. Quindi tè, caffè giusto raramente perché non mi piace tanto, lo prendo solo nei casi in cui devo rimanere sveglia e ho un sonno da paura, quindi in quel caso prendo il caffè. Comunque tra i due preferisco assolutamente il tè. Dolce o salato? Assolutamente dolce, sono dolcissima. Mi piacciono tutti i dolci, come ripeto, specialmente il cioccolato, sono dolci, dolci, gelati e tutti i gusti, buono, dolce. Amore o soldi? Direi che vorrei tutte e due, però allora, l'amore già ce l'ho perché magari i soldi, ecco. No, fra i due assolutamente scelgo amore. Macchina o scooter? Macchina, io odio i motorini, non li sopporto neanche quando sono in macchina. Poi, secondo me, se io andassi sopra un motorino cadrei subito, quindi macchina. Poi anche quando fa freddo, sia quando fa freddo che quando fa caldo, io non capisco chi va, come fanno quelli che vanno in giro in motorino ad andare in motorino. Io morirei. Cioè, per esempio d'estate, con quei 40 gradi sotto il sole col motorino, non ce la faccio. Io entro in macchina, aria condizionata. Poi d'inverno peggio mi sento, fuori con la pioggia, no, cioè macchina con l'aria calda. Io sono pigrissima proprio. Vino, birra. E birra perché il vino non mi piace tanto, quindi assolutamente birra, specialmente magari quando si va fuori a mangiare la pizza e queste cose. E niente, il video è finito. Spero che rimarrete ancora miei iscritti. Un bacione, al prossimo video, ciao!